Cari amici, siccome, come vi ho già detto, io non sono qui certamente per vincere, ma sono qui con un occhio al mio percorso artistico, mi esibirò ora in un brano che è una specie di medley o mélange di musica e balletto. Potete andare con la base. Giro, giro. Troppo divertente. Ecco, questa qui è una sorta di esibizione barra televendita. È un water mobile. Ho creato io questo hybrid toilet. Ibrido perché? Perché funziona sia per elettricità che anche attraverso una rielaborazione del contenuto che viene, diciamo, emesso ogni tanto. Toilet hybrid, che solo gli invidiosi chiamano cessi a pedali. Attenzione, toilet hybrid. Vantaggio neanche doppio, triplo, perché tu non ti fermi più neanche all'autogrill o non devi più andare in bagno, no? E addirittura la tua velocità aumenta, anche se temporaneamente, grazie proprio al riutilizzo del materiale contenuto nella tua... ancora non sono molto brava. Elio. Se volete fare un giro... Ma la carta davanti è pratica? Sì, anche perché metterla dietro era un po' impossibile. In quell'istante è finita. Basta. Sembrava una creatura mitologica, stramba, con queste due gambette e quattro braccia. Il tip tap io lo ballo da tantissimi anni, anche abbastanza bene. E c'è quello che abita sotto che non ne può più, ovviamente. Anche lui è appassionato di tip tap, però dice, vabbè, sì, a me piace il tip tap, però tutto il giorno io non posso sentire, per cui ci siamo dati degli orari. Troppo divertente. Vintus disperato, guarda Fred. Cercavo di non guardarlo e... e c'ho avuto un momento veramente difficile. Yeah! cazzo, non so perché parlava il tempo e voleva fare quel giro del teatro senza motivo. Va avanti poi. Ma perché sono tutti bravi a fare il tip tap corto. Fallo lungo. Non finisce più. Insostenibile. Fermatelo, vi prego. Fermatelo. Poi ti viene addosso come una specie di trance, così ti gira tutto. Consiglio a tutti al posto della droga. Non è umano. No, no. Mille. Vedo che la segue ovunque. Eh beh sì, è mio. Oh, che fatica. Sempre la Gioconda, mica pizza e fighe. Ma Elio, scusa, la tua carriera, mo che fai? Il quadro? E allora? Saranno cazzi miei. Stai impazzendo, Masano. Mannaggia a te, Elio, non ti farò mai più nessuna domanda, hai capito? Tra l'altro, quadro fino a un certo punto, io faccio il quadro accompagnatore. Quando ho iniziato a seguire Lillo, pure la... Mannaggia la puttana! Ah, così proprio? No, scusatemi. E scusami, il disco come lo fai così? Quale disco? Non sto ridendo. Va. Sto cercando di trattenermi io per lui. Guardalo che sta per scendere. Come faccio per incidere un disco? Sì. E beh, canto. Ma deve venire pure lui. E beh.
Ma tu la devi finire, io me ne vado. Ma come se fosse un impedimento grosso, lo so. Ma come vi organizzate? Affittiamo lo studio, affittiamo lo studio. Abbiamo detto, studio grande. Scusami, come fai a spostarti su terreni? Non li puoi prendere? Ma saranno cazzi nostri. Ma scusate, tu hai una moglie. Come fate quando dovete... Ma saranno cazzi nostri. Posso usare questo, dici? Che cos'è? Un microfono. Io c'è un'attenzione fra Frank e Elio. Ai ai, ride Frank, ride. Come se il suono mi fosse entrato in testa e mi avesse, diciamo, fatto un effetto inebriante, tipo droga. Senti questa. Ammetto che sono corso dietro, Frank, con l'intento di eliminarlo. Ma perché lui mi aveva rotto i coglioni per 4 ore. Fissati sugli altri. Ma perché devi prendere me? Scusa. No, Elio. Elio, grazie. Ti ringrazio tanto. Eliminato da LOL.